Vale, gli ordini da start. La partenza. Lorenz Elmar, Lambro Kampf, Les Mundino con l'esterno Rullini. Lorenz guarda Lambro Kampf, la rottura di Les Mundino, Lambro Kampf si può mettere seconda, Lullini si tiene terzo, poi il numero 1 Lina che è LGB. Dalle retrovie rimane all'esterno Luana Reaf. Cavalli che sono adesso sulla retta opposta alle tribune. Lorenz Elmar, battistrada. Anche facile, dopo 400 di gara, in 28-2, con Luana Reaf che avanza a grandi folate, va all'esterno Luana Reaf, non viene anticipato da Lullini, punta dritta su Lorenz Elmar, Luana Reaf, Andrea Lombardo, vuol fare presto, e va su Lorenz Elmar che risponde, Luana Reaf però non ha intenzione di rallentare, così attacca dopo 700 metri di gara, prova il contropiede Andrea Lombardo, si deve adeguare perché Lorenz risponde, Lullini ha spostato, con Lambro lì in seconda ma c'è spazio per mettersi sotto, 14-6, severo attacco di Luana Reaf a Lorenz Elmar, poi Lambro, Lullini che viene con più indecisione all'esterno, Lorenz al comando, Luana che lo accompagna, sembra ancora vivace Luana Reaf, chilometro in 15 secco, si è andati forte con Luana Reaf che va a dare un'altra bordata a Lorenz Elmar che risponde, Lullini lì dietro con i tre che si sono staccati dalle retrovie, avanza all'esterno anche Linus Ingriff ai 400 finali, un 14-7 per Lorenz Elmar che per ora ha detto basta Luana Reaf, Lullini non sa dove andare, dentro fuori, di dentro ci va adesso Linus Ingriff, ma sposta in terza ruota Lullini del Pitin, Lorenz Elmar e Luana Reaf le prese, di dentro Linus Ingriff, Lullini va in mezzo alla pista, Linus può andare di dentro, Lorenz è fermo, Luana all'esterno, più all'esterno ancora Lullini del Pitin che trova corsa messa sul piatto, Giampaolo Minucci, la pazienza, che vanno a vincere la seconda del San Paolo, seconda Luana Reaf, poi Linus Ingriff, 1-15-8, parziale al contrario, raccogli i cocci, il favorito, Lullini del Pitin, è la seconda, è di Giampaolo Minucci.